Inizia con una sconfitta il cammino dell'Under 16 della scuola basket Arezzo, la squadra che per la prima volta nella storia della pallacanestro aretina ha raggiunto le finali nazionali in corso di svolgimento a Bassano del Grappa. Dopo la cerimonia inaugurale di domenica con la squadra aretina che è sfilata insieme alle più forti giovanili italiane, il grande momento del debutto. La SBA, allenata da Umberto Vezzosi, è stata inserita nel girone A insieme a Blu Robica Bergamo, una delle favorite Oni Sport City Roma e padroni di casa dell'Oxygen Orange Bassano. All'esordio l'Under 16 SBA ha subito incrociato la Blu Robica di Bergamo. Nei primi due quarti i ragazzi aretini hanno dato filo da torcere, primo quarto Arezzo avanti 25-18, nel secondo sorpasso Bergamo 48-41. Nel terzo e ultimo quarto il divario si è dilatato 65-51 fino al 78-62 finale per la Blu Robica. Malgrado la difficoltà di giocare con squadre forti e prestanti anche dal punto di vista fisico, la SBA ha venduto cara la pelle e cercherà subito di rifarsi nelle altre due gare del girone per prolungare il più possibile questo incredibile sogno. Dunque abbiamo fatto secondo me un buon esordio ai finali nazionali, perché non abbiamo pagato l'emozione, anzi abbiamo comandato per quasi tutti i primi due quarti. Poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto del terzo quarto dove Bergamo ci ha dominato al rimbalzo, infatti 47-25 rimbalzi totali per Bergamo sono quelli che hanno poi condizionato la partita. Però nell'ultimo quarto ci siamo riavvicinati, siamo stati diverse volte a 10 punti, credo sia stato un buon esordio. Bergamo è una squadra forte, lo sapevamo, adesso le nostre motivazioni sono intatte e adesso pensiamo alla partita di domani e siamo completamente fiduciosi di riuscire a fare una bella figura e vincere più partite possibili. L'esordio è stato positivo, diciamo che bisogna tenere in considerazione nella valutazione della nostra prestazione il livello con cui ci confrontiamo, insomma le 16 migliori squadre d'Italia, settori giovanili di tante società di Serie A, è la squadra con cui comunque abbiamo perso oggi, aveva vinto nella fase precedente contro la Menzana Siena che era la prima della Toscana, quindi questo attesta il valore di Bergamo e della nostra prestazione odierna, quindi sapevamo che il livello era alto, che ci confrontavamo con degli squadroni, siamo qui per fare il massimo e anche per capire come in futuro poter ripetere questa esperienza in maniera più importante sotto il profilo del risultato, al di là di quello che è l'obiettivo attuale nostro di difendere la nostra maglia e il nome della nostra città nella miglior maniera possibile.